Non ne sono. Oh! Aspetta! Aspetta! Io! La guida bene! Lo prego! Lo so, ma non può passare! Allora, però c'è un problema! C'è un problema! Allora, salvo che salga bene su questa carriola, per favore! Mi scusi, dottore, io volevo farle una domanda. Scusi, certo. Mi vedo ribaltato su questo letto, dottore, perché ho i piedi al posto della testa, mi scusi. Non lo so, magari si è mosso durante il risveglio, è stato un po'... Ma lei ha degli infermieri che non sono molto bravi, c'è un po' paura però. Sì, mi dia una mano a rialzare perché mi sento un po' frastornato. Che male le gambe. Oh, ma c'è Festo! E perché anche Festo è qua? Vi siete risvegliati tutti e due allo stesso momento, guardi. Ma perché c'ha le mani alzate? Perfetto, cosa sta facendo? Perfetto. Buonasera, dottoressa, ma cos'è successo? All'incirca quanto sarà stato? Un mesetto e mezzo fa, più o meno. Un mesetto e mezzo fa, sì. No, come un mesetto e mezzo fa? Secondo me Festo, cioè io sono preoccupatissimo. Adesso, dottore, ho dei danni permanenti, ho la faccia rovinata. Dottore, com'è la cosa? Le risonanze magnetiche sono a posto. Meno male. Beh, la faccia sua mi sembra più brutta, non è che c'è avuto qualche danno? Ma prima di andare avanti con il video, ragazzi, voglio presentarvi la novità di Level Up, i nuovi Hydration Drink Ready to Drink. Come vedete, una nuovissima confezione con il prodotto già pronto al suo interno. Disponibile in tre gusti, i più richiesti, la Nuke Edition, la Galaxy Edition e la Bubble Boom. Come avete sentito, ragazzi, sono hydration drink, quindi zero caffeina e zero zuccheri, ma vitamine e sali minerali, comodissimi da portare in giro, li potete mettere anche nello zaino e direi subito di andare ad assaggiarlo. Mamma che profumo, questo è il Galaxy, uno dei miei preferiti. Che mix perfetto, ragazzi. Il vostro gusto preferito sempre a portata di mano in un mix perfetto. Mi raccomando, anche andando sul sito troverete il codice Xiuderone che vi darà il 5% di sconto su tutti i prodotti dello store. Cliccate il link qui sotto e andate a farci un salto. Level Up, fatto dai gamer per i gamer. Festo, mi sembra che... Penso anche la sopracciglia in questo mese e mezzo. Ma lei, scusi, ha un parrucchiere personale? Vedo che è bello lucido dopo un mese, non le crescono i peli proprio. No, ho fatto il laser. Ha fatto molto bene. Quindi, mi scusi, dottore, posso mangiare una merendina, una cosa? Andiamo, la seguo, dottore. Andiamo. Prego, dottoressa, prego. Ma scusi, scusi, guardi che Festo, secondo me, è ancora messo male col sistema nervoso, tira le cartelle. No. Ma mi scusi. Andiamo di qua. Ma sei dimagrito, Festo, l'ultima volta eri molto più grosso. Piano, cosa è? Chi sono queste persone? No, chi sono questi signori? Perché fate le fotografie? No, ma che un sorriso, io vado via. No, ma cosa cavolo? Ma chi sono questi? Oh, Efesto, ma chi sono quelli lì? Cosa vogliono? Non lo so, sono dei fotografi. Avanti tu, Efesto, che dai, sei più fotogenico, vai. Dottoressa, cosa sta succedendo? Ci sono i paparazzi fuori, penso perché ci siate voi di qua dentro. Per favore, niente foto, per favore. Ma riusciamo a uscire senza passare davanti a questi signori? Oppure dobbiamo passarci davanti? Sì. Ok, via. Per favore, niente foto, grazie. No, per favore, grazie. Signorina, la prego. Via. Ecco. Giù di qua per le scale. Grazie, dottoressa. Abbiamo perso il pelato. Eri qua. Giù per le scale. Dottoressa, io la ringrazio. In bocca al lupo, signori. E anche a lei. Ma cosa sta facendo? Dottoressa, lo riporta dentro, per favore. Si è lanciata. Dottoressa, gli fa una visita, un check al volo, perché si sente a posto. Non sento le ossa, ma dottoressa, va bene. E certo che non senti le ossa, ti lanci giù. E questo, per favore. Grazie, dottoressa. Scusi, può non indicarmi, per favore. Grazie, dottoressa, arrivederci. Ma figuratevi. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Buona fortuna. Grazie. Che cazzo di volo che hai fatto, brutto c***ne? Cioè, guarda quanto cazzo è alto da queste scale. Cioè, non puoi volare giù così, nel senso, capisci? La mente è annebbiata la mente. Vuoi che ti do una lucidata? Allora, no, dai. Chi è questo qui? Ciao, amico, come stai? Festo. Ma come fai a conoscerci? Tutto bene, voi? Come fai a conoscerci? Ciao, sono Chris.
Sono qui da molti anni, ragazzi. Ma come da molti anni? Hai fame? Ma ci siamo appena risvegliati. Ma come ci fai a conoscere Chris? Scusami. Guarda, io vi ho visti, vi conosco. Siete fortissimi. Ci guardi fare le live? Esatto, vi guardavo prima di cadere in questo mondo. Forse non me lo siete resi conto. No, non me ne questo piano. Capito che non hai ancora riacquistato le funzioni motorie, ma è già la seconda cartella che mi tiri in tre minuti. Cioè, praticamente vi spiego. Cosa è successo? È praticamente un metaverso. Ma come un metaverso? Cosa stai dicendo? Cosa sta facendo? Rialzi, la prego, si rialzi. Scusi, non è che deve fargli un servizio completo, mi scusi. Hai sniffato la colla, Chris, dai. No, ho sniffato la colla che perché non l'ho trovata, cavolo. Ma come non... Secondo me hai comprato l'aria compressa e l'hai tirata, dai. Sono qui da diversi anni, ok? Ok. E sto cercando la chiave per uscire da questo mondo, da questo metaverso. Che l'ultima cosa che mi ricordo è un messaggio sul telefono con un link. Ho cliccato quel link. Sì. E a un certo punto mi sono ritrovato qui, in una stanza di ospedale. Cioè, io mi sono appena risvegliato 10 minuti fa in ospedale. Mi hanno detto che sono stato un mese e mezzo in coma farmacologico indotto. Porca miseria. Esatto, anche a me è uguale. Ma come uguale? Cioè, scusami, devo fare quella fine che fai te adesso, scusami. È molta gente che si è ritrovata in questo mondo, ok? E come si esce da questo mondo? Ho scoperto che ci vuole una chiave. È un oggetto che è molto legato al prescelto. Sì. Al prescelto? Mi chiedo da anni chi è il prescelto. Chi è il prescelto? E dovete stare molto attenti, perché qui ci sono molte persone, ok? Ok. Persone buone come me, che purtroppo non hanno fatto una bella vita da queste parti. Ok. E altre persone che invece, per cercare questa chiave e tutto, fanno anche cose brutte. Cioè, quindi tutti siamo bloccati qui e tutti stiamo cercando una chiave. Io voglio uscire siamo da questo volo. Voglio uscire da questo metodo. Scusatemi. Cazzo, ma chi sono quelli? Ma chi sono quelli? Sono le armi? No, questi hanno le armi. Ma che cazzo sono quelli? Bene, molto bene, signori. Da siamo puntati. Orco Dio. Via da qua. Buonasera. Avete sbagliato persone. Avete sbagliato persone. Penso proprio di no. Noi siamo innocenti. Non abbiamo fatto nulla. Seguiteci. Avanti, signori, prego. Andate. No, ragazzi, avete sbagliato. Noi siamo appena arrivati. Sì, solita storia. Tutti raccontano così. Sì. Ma le posso garantire che io sono appena arrivato. Siamo stati in coma. Siamo stati in coma. Come? Ci separate? Bene, signori. No. Fuente Blanca. Come? E Festo? Secondo me hanno sbagliato tutto. E Festo? Signorina, le garantisco che noi non siamo le persone che state cercando. Posso darvi un sacco di soldi. Veramente. Non è necessario farmi del male. Non è necessario rapirmi. Guardate. Voi ditemi un prezzo e io vi soddisferò. Scendete. Scendo subito. E Feste Xuder. Siamo noi. Sapevamo del vostro arrivo. Non lo sapevamo noi del mio arrivo. Efesto, io ho paura. Ho provato a offrire dei soldi alle signorine, ma non hanno accettato. Immagino anche voi la storiella del metaverso, la storiella che ci siamo risvegliati dal coma. Ci hanno detto questo. Ho visto che c'era quel certo Chris. C'era quel certo Chris che ci conosceva. Ha detto che siamo in una realtà virtuale. Ha detto che tutti si svegliano dopo un mese e mezzo in coma indotto. Corretto. Esattamente, io non sto e bene. Poi lo sapete. Il signore Festa ha provato a scappare dalla macchina. Ma no, io si sono sbucciato tutto. Guardi, io ho immaginato che lui facesse degli movimenti avventati, però non pensavo. Guardi del mio gomito. Secondo me non stavo ancora. Ho più problemi di motoria con la lingua più di prima. E Festo, lei non sta bene. Prego, signori, davanti. Secondo me si sta spaventando. Non è un oggetto, però. La prego, non mi uccida, la prego. Io posso darle dei soldi. No, signori. Ma perlomeno dici cosa succede. Nel metaverso di Vanquest. Non ho idea di cosa sia. Ok. Noi due. Siete la chiave. Voi come sapete dov'è la chiave per uscire da questo posto. Il non posto che ci vede intrappolati qua da anni. No, mi dispiace deluderla, non siamo noi. No, la prego. Non mentitemi. La prego, non sappiamo nulla. La prego. Voi pensate che la vostra vita non è collegata a questo mondo, per caso? No. Sono ignorante in materia. Voi pensate che se qui succeda qualcosa, voi non rimaniate morti. Io non vorrei morire, persona. La vostra vita reale. Pensate che sia un gioco questo, per caso? Io ho paura. State parlando te. Rifacciamo i conti. Qui c'è un problema. Lei mi sta dicendo che in questo. Sta facendo vedere il vomito, il signore, però. Sì, questo campo non è vero, praticamente, non è reale. Voi dovete dirmi dov'è questa chiave. Allora, facciamo a sapere dove è. Festo, dagli le chiavi di casa, credo che voglia quelle, nel senso. Ci state parlando? Non quella chiave. Nei nostri 40 anni. Sì. Siamo stati qua. Quanti? Ben 40 lunghi anni. Dentro il metaverso. Alla ricerca di questa chiave. Ok. Una cosa abbiamo scoperto. Una cosa. Che cosa? Una cosa. C'è un negozio smart. Dove ci sono un sacco di cianfrusaglie, vestiti,
Ok. Una carriola. Una stupida carriola. Ma carriola? Come? Non ne sono... Dove... Oh! Aspetta! Aspetta! Io! La guidi bene! Lo prego! Cosa faccio a spappolarci con... Lo so, ma non può passare! Allora, però c'è un problema! C'è un problema!